diventa cemento buono. Hanno scoperto ora, che le lottizzazioni sono un diritto dei cittadini e delle imprese di portarla avanti. E io, come tutti sapete, non sono contrario alle lottizzazioni, non sono contrario alla cementificazione, sono per una cementificazione equilibrata, ma sono contrario alla mistificazione della realtà, al fatto di dire che se lo fanno loro è qualcosa di buono, se lo facciamo noi c'è di dietro, diciamo, qualcosa di non poco chiaro, scusate. Mi sono stancato di questa cosa. Se un imprenditore ha a che fare con loro, è la giusta rivendicazione della proprietà. Se invece ha a che fare con noi, siamo attenti alle infiltrazioni mafiose. Ma l'imprenditore proprietario della Torre Roccella non è sempre lo stesso con il quale avete avuto la compravendita, o cacciò? Scusate, ma quando uno crede fermamente in determinati principi, poi magari il tono diventa più alto. Ma sono stanco, e molti cittadini sono stanchi, di questa politica ad intermittenza. Politica intermittenza, o peggio schizofrenica, per quanto riguarda la questione AFEM. Io mi sono preso più che altro qualche appunto di quello che hanno detto i cosiddetti rappresentanti dell'artiglieria pesante, Longo, Sceusi, Di Maggio, eccetera eccetera. AFEM, come si fa a venire a dire che sull'AFEM c'è la coerenza da parte di questa amministrazione comunale e da parte di quel rappresentante storico, non parlo per Peppe Tortorelli evidentemente, di quel rappresentante storico della sinistra che viene qui a fare ogni volta lezioni di moralità, di etica, di educazione, di politica e di concetti anche medico-scientifici, ma non ha spiegato dove sta la coerenza rispetto all'operazione AFEM. Io ero presente insieme all'amico mio Lello Guagliani e a Giuseppe Filippone nell'aula delle suore quando giustamente hanno sentito il bisogno di comunicare alla cittadinanza quello che era il progetto Outlet. Ve lo ricordate il famoso progetto Outlet? Quello che ha messo i commercianti e gli artigiani del paese uno contro l'altro, ve lo ricordate? Io fui l'unico in quell'assemblea a dire che ero contrario all'outlet perché ritenevo una cosa assurda che in quel posto si andasse a fare ecomostro, no, perché sono io un ecomostro, si andasse a fare un centro commerciale creando facendo andare in tilt tutto il sistema viario della zona. E certamente se vogliamo parlare di turismo a Campofficio di Roccella non possiamo parlare certamente di turismo che non sia connesso alla spiaggia, alla fascia costiera. Quindi per loro l'outlet era coerente con l'idea di turismo a Campofficio di Roccella, premesso che in consiglio comunale portarono che cosa? Peppe due volte il cambio della destinazione, verde pubblico, polmone eccetera eccetera, che la minoranza ha votato. Fui l'unico e mi complimentai con il rappresentante della sinistra storico Domenico Longo e ci dissi: io sono contento che la sinistra di Campofelice di Roccella, il rappresentante della sinistra di Campofelice di Roccella, addiviene a un concetto di imprenditorialità laddove ha sempre detto e sempre sostenuto che non si doveva cementificare neanche un millimetro quadrato. Dov'è la coerenza? Questa io la chiamo semplicemente schizofrenia politica. Capisco che la proprietà aveva fatto i suoi calcoli, aveva fatto quello che
si dice business plan, e quindi aveva creduto che quel tipo di attività in questa zona potesse avere un successo dal punto di vista imprenditoriale. Ma scusate, ricordo bene o ricordo male che dopo qualche giorno spuntò una novità completamente contraria? Ricordo bene o ricordo male che improvvisamente spuntò il progetto dell'albergo fatto nei luoghi dell'Aterna? Anzi no, scusate, un si chiama albergo, adesso facciamo un altro albergo, quindi speculazione edilizia, quindi chissà quale imprenditore mafioso si infila, e la villetta, la Targa Florio, il circuito benedetto dall'ACI, no, è tutto tranne che albergo. Ora questi di qua, a un certo punto, questo imprenditore di Catania, di Brescia, di dov'è, io certamente non lo conosco, a un certo punto spunta e fa beneficenza a Capofelice di Roccella. Non è, non ci sono posti di letto, non è albergo. Due sono le cose. O questa intermittenza, questa schizofreneria politica era sincera e quindi eravate fermamente convinti di portare avanti il progetto outlet, e poi improvvisamente arriva la telefonata e dice no, non dobbiamo fare l'outlet, dobbiamo fare l'albergo, e vi siete pecati. Oppure mentre c'erano i commercianti e gli artigiani che li avete fatti mettere uno contro l'altro, già c'erano trattative e contatti per cambiare il progetto in quel sito. O è l'una o è l'altra, non ce n'è via di mezzo. Infatti, a un certo punto c'è stato anche il consigliere Scelsi che cercava di dare una spiegazione in questo, però la risposta non l'ha data, la spiegazione non l'ha data. E l'oratore disse pure: io ero contro l'outlet. A mia come risulta, perché se l'ha detto in riunioni private o dei gruppi politici, quella è una cosa. Ufficialmente, dall'esore, l'unica voce che è stata contro l'outlet è stata quella mia. Smentitemi e poi vediamo se è vero o non è vero. Andiamo, andiamo. Torre Roccella. Cambia l'argomento, ma i canoni, sempre stessi. Se il cemento è più dritto è buono, se quella nostra c'è speculazione edilizia, se l'imprenditore ha a che fare con noi e c'è l'infiltrazione mafiosa, se invece hanno a che fare con i di sono tutto a posto. Io mi sono portato un articolo di giornale dell'estate del 2010. In questo articolo di giornale, ce n'è due, uno del Giornale di Sicilia e una, mi pare, La Voce o L'Obiettivo, una certa Castiglia di Cefalù. Nel Giornale Sicilia si esordisce: liberare il mare e le coste dall'illegalità e dalle speculazioni. Poi c'è la narrativa dal 1994 ad oggi. A un certo punto si dice: la torre è stata assediata da 500 manufatti residenziali in via di realizzazione vicino alla foce del torrente Roccella. Il caso è finito sotto la lente della magistratura. La giunta precedente a quella di Dolce, spiega Gianfranco Zanna, responsabile bene culturale Lega Ambiente Sicilia, cadde nell'agosto del 2000 per le improvvise dimissioni del sindaco Domenico Longo dopo un atto di intimidazione mafiosa. Ma durante il proprio mandato non volle mai approvare questo progetto. Al contrario, la giunta Longo stava lavorando per l'acquisizione dell'intera zona per restauro conservativo del bastione della Torre Castello e per la ricostruzione del borgo.
Ci riempie di soddisfazione vedere che il percorso è stato ripreso e concluso dall'attuale amministrazione con l'impegno Asta. Chi legge questo articolo? Siccome ci vuole un minimo di intelligenza per capire che cosa c'è, chi non conosce la realtà di Campofelice, che c'era? Un'amministrazione che ha avuto interrotto il percorso per intimidazione mafiosa, che stava mettendo mano a determinate cose vicino alla Roccella, poi il sindaco Felice Dolce di ste cose non è continuo, anzi voleva fare speculazione, e che poi grazie all'amministrazione Vasta è stato evitato lo scempio e soprattutto è stata evitata, come dire, è stata liberata la costa dalla illegalità. La Castiglia, sempre in agosto del 2010, fa tutta una bella narrativa. Certo, io non la conosco questa Castiglia 2, ma dico, probabilmente qualcuno gli ha dato delle informazioni per fare questo articolo. Dolce, in quell'occasione, si dice praticamente nel 1994, 95, 96, praticamente Dolce, in quell'occasione che era Presidente del Consiglio, vota a favore dell'adozione di tutela, cioè, devo riprendere, le vicende hanno inizio nel 94, quando il Consiglio Comunale, come dice Roccella, boccia il piano regolatore, da una parte un'area libera, eccetera, eccetera. A quel tempo è sindaco, ecco, a quel tempo è sindaco Domenico Longo. Presidente del Consiglio invece Antonino Dolce, che sarebbe diventato dopo sindaco. Il dato è interessante, in quanto Dolce in quell'occasione vota a favore dell'adozione. Poi a Chiana Iddu, dopo il discorso, diciamo, dell'intimidazione mafiosa, e qui la vicenda si complica. Per qualche ragione il nuovo sindaco, che nella precedente amministrazione era sembrato concorde con la volontà di tutelare l'area, approva un progetto presentato dalla ditta Cammarata Ruzzica per un pseudo intervento di recupero dell'antico insediamento della torre. In realtà il vero obiettivo è la costruzione di una mega struttura alberghiera residenziale. Mi hanno telefonato un sacco di persone nell'agosto del 2010 di Campofelice, del circondario. Dire: scusa, ma tu non eri assessore dell'amministrazione Dolce? Sì. E qual è il problema? Dice: come, scusa, leggendo l'articolo del giornale si intuisce, si capisce che è stato interrotto un percorso in un certo modo, perché poi, scusate, non l'ho letto, ma in questo articolo della Castiglia si dice pure in maniera interessante: così Longo, colpito dalla mafia locale, decide di dimettersi. Mi chiama e mi dice: scusami, stavo dicendo, tu facevi parte dell'amministrazione Dolce. Qua si fanno riferimenti ben precisi sul fatto che è stato interrotto un certo percorso, che prima questo Dolce era per mettere il vincolo, poi c'è stata la mafia locale che ha interrotto il percorso, poi siete saliti voi e avete fatto quello che ha fatto, e poi grazie all'avvento dell'amministrazione Vasta le coste sono state liberate dalla speculazione e dalla illegalità. Queste non sono, e motivo anche il mio tono più serio, queste non sono cose di ridere, queste sono cose serie. Qualche rappresentante dell'artiglieria pesante dell'altra volta disse: professore Pedalino, non ti permettere più di dire ho sentito che, se sai nomi e cognomi vieni sul palco e va, oppure vai alla procura della Repubblica di Termini Imerese o vai dalla caserma di Carabinieri e fai nome e cognomi. Io mi chiedo: qual è questa mafia locale? Qual è questa illegalità che noi volevamo perpetrare e che voi avete sventato? Fate nome e cognome,
perché io ero un pilastro ci parte Andrea Costo di quell'amministrazione. E quindi se si inculca anche nell'ultimo, se c'è un ultimo cittadino di Campofelice, l'idea che qua ci sono i cattivi, là ci sono i buoni, qua ci sono quelli che sono permeabili alle infiltrazioni mafiose e là invece c'è chi è impermeabile alle infiltrazioni mafiose, si fa una mistificazione della realtà. E da questo punto di vista io vi sfido a dimostrare chi di noi. Basta! Basta! L'altra volta era... vabbè, devo fare una battuta. Alla Torre Roccella. Ma che cosa volevamo fare noi? Siamo andati più volte con Felice all'assessorato regionale beni culturali. E mi disse, se non avete il titolo di proprietà della Roccella, siccome in Italia ancora, e sono d'accordo con chi l'ha detto l'altra volta, io non rinnego le mie origini di centrodestra che garantisce la proprietà privata, che siccome in Italia c'è la proprietà privata, se il comune non ha il titolo di proprietà della Torre Roccella, non possiamo intervenire su quel sito. Ti ricordi, Felice? E allora ci siamo sforzati di capire come si poteva dare una soluzione a questo problema. E dopo varie riflessioni, qual era l'idea che ci eravamo fatti? È che siccome quello è il nucleo storico della nostra Campofelice, doveva rivivere. E allora si pensò che tramite un'operazione di recupero delle unità abitative come erano ai tempi, un affresco, non mi ricordo di chi era, della fine dell'Ottocento, dei primi del Novecento, con la sovrintendenza d'accordo, recupero di quei siti che erano di proprietà privata, libertà di ingresso da parte dei cittadini, perché chi vi dice che ci sarebbero state le recinzioni, chi vi dice che là sarebbe stata una lottizzazione di villetta schiera, vi dice una falsità. Lì sarebbe rinato una frazione di Campofelice di Roccella, con il recupero di quelle volumetrie, né un centimetro cubo in più, né un centimetro cubo in meno. In cambio, perché la furbizia, l'astuzia, non è che ce l'hanno solo una panna, pure noi ce l'avremo. In più, gratuitamente per il comune, ottenevamo il titolo di proprietà della torre, del costone, dell'acquedotto medievale, della piazzetta dove c'è la chiesetta e quant'altro. Oggi, cosa abbiamo? Abbiamo il titolo di proprietà, sì. Ma abbiamo pure 1.700.000 euro di debiti per aver acquistato quello che potevamo avere gratuitamente. E dov'è lo scandalo? Qual è lo scandalo? Qual è lo scempio se avessimo portato avanti quel progetto? Quello di avere di andare a fare una passeggiata nella frazione di Campofelice di Roccella, goderci la torre e non avere quei debiti. Oggi invece abbiamo a carico del bilancio, a carico delle nostre tasche, un debito nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti. Hanno bloccato l'illegalità e la speculazione. La proprietà era stessa. Soltanto il discorso dell'intermittenza e della ammacchia di leopardo, siccome avevano a che fare con noi, al lupo, chissà quale speculazione sottobanco, sottobanco c'è sotto. Al professore Pedalino rimproverano fondamentalmente due cose. Una, che fino a 9-10 mesi, non 6 mesi, 9-10 mesi, poi su questo giustamente ci ritornerà direttamente lui, rimproverano che cosa? Rimproverano il fatto che
è stato assessore di quella giunta, dicendo pure che ha dato un apporto positivo, che ha dato soluzione a molti dei problemi e a molte delle cose che avevano nel programma, dicendo che è stato bravo, ma a me risulta che a un certo punto però quelli che erano gli accordi, io lo dico per enunciazione, per rispondere al fatto dell'artiglieria pesante, ma poi sarà lui stesso, poi sarà Pedalino a ritornare su questi concetti. Ma c'era un accordo politico tra rappresentanze di diverse forze politiche che andavano dalla sinistra alla destra. Può essere che il professore Pedalino si sia dimesso o non abbia condiviso da tempo il fatto che l'asse politico di questa amministrazione comunale gradualmente e progressivamente si sia spostato esclusivamente a sinistra, finendo per essere un'amministrazione di sinistra? Può essere che sia vero.